una grandissima impresa che poi, una volta dimostrata la possibilità di raggiungere la Luna è stata anche dimenticata. Se ne parla oggi perché nel 2004 il presidente americano Bush, figlio questa volta, lancia un grande programma e impone, suggerisce agli Stati Uniti di ritornare sulla Luna di nuovo, ma questa volta non come accade nel 69, ma con l'obiettivo di costruire una colonia permanente per gli astronauti. Quindi si vuole ritornare sulla Luna per rimanerci questa volta. Ma perché all'improvviso, dopo tanto dimenticarsi del nostro satellite naturale, l'America si risveglia e all'improvviso vuole costruire una colonia lunare? Di mezzo erano accadute diverse cose, in particolare nell'ultimo decennio la Cina e l'India hanno dimostrato di volere la stessa cosa, cioè la Luna è diventata negli ultimi anni il motivo a cui guardare, la ragione sulla quale investire risorse in questi paesi per dimostrare ancora una volta di essere superiori o perlomeno di essere in grado di fare cose eccezionali, cioè di essere in grado di competere con le grandi potenze che fino a quel momento avevano controllato lo spazio, da una parte l'America, dall'altra la Russia. Infatti la Cina oggi è decisamente impegnata su questo fronte. Voglio farvi vedere alcune immagini adesso per dimostrare che queste non sono chiacchiere. I cinesi stanno lavorando seriamente, gli indiani altrettanto. L'America dal 2004 in poi ha varato un programma per il quale sta lavorando decisamente. E le immagini che vi faccio vedere lo dimostrano. Queste sono immagini che non sono appartenenti allo spazio, queste le ha raccolte Galileo Galilei 400 anni fa, e visto che siamo nell'anno dell'astronomia, era bene ricordarlo con queste sue illustrazioni. Pochi giorni fa l'America ha lanciato una missione molto importante. È una doppia missione che ha per scopo di dimostrare che nel polo sud della Luna forse c'è del ghiaccio, ghiaccio portato in epoche remote dalle comete cadute sul nostro satellite naturale. La presenza del ghiaccio era stata intuita, ci sono dei segnali indiretti raccolti da alcune sonde americane, però sono appunto prove indirette. Bisogna dimostrare, bisogna cercare e capire se c'è davvero, perché se ci fosse sul serio, i piani per la Luna sarebbero sicuramente diversi da quelli che sarebbe necessario avviare se non ci fosse il ghiaccio, perché ovviamente da ghiaccio si può ricavare l'ossigeno, l'idrogeno, cioè tutte risorse importantissime per la vita sulla colonia degli astronauti e per far funzionare i razzi che dovranno mantenere i collegamenti con la Terra. Per raccogliere questa prova, proprio un paio di settimane fa, l'America ha lanciato questa doppia missione che ha imbarcato su un razzo due sonde. Una andrà intorno alla Luna ed è già arrivata. Un'altra sta facendo un giro molto più complicato, è ancora attaccata all'ultimo stadio del razzo Atlas e si sta posizionando su un'orbita polare rispetto alla Luna, perché l'obiettivo è di farla precipitare nel polo sud della Luna il 9 di ottobre, in un punto preciso ancora da stabilire. In questo modo la seconda sonda si staccherà qualche minuto prima del cadere sulla Luna dal razzo che la trasporta, prima faranno precipitare il razzo che solleverà una grande nuvola di polvere e qualche minuto dopo in questa nuvola cadrà la seconda sonda analizzando direttamente la nube. Il tutto sarà studiato dall'altra sonda intorno alla Luna e tutta questa operazione
servirà a raccogliere la prova, se ci sarà naturalmente, della presenza di molecole d'acqua in questa immensa nube. E questo significherà che nel punto in cui questo stadio della sonda è caduta c'è davvero del ghiaccio d'acqua. Questa è la sonda che adesso è intorno alla Luna e questa è l'altra che precipiterà, e l'immagine bianca che vedete sul fondo è l'ultimo stadio del razzo Atlas che precipiterà. E questa è un po' la sequenza dell'operazione, con l'impatto che vedete in alto e la nube che si solleverà. Questa è l'immagine che ricorderete sicuramente, l'uomo, questo Edwin Aldrin dopo lo sbarco il 21 luglio 1969, è l'immagine simbolo dell'America che ha realizzato il sogno degli scienziati e il progetto politico del presidente Kennedy, che aveva detto entro il decennio andiamo sulla Luna e ritorniamo sulla Terra sani e salvi. Così accadrà. Prima di arrivarci la strada naturalmente è stata lunga e questa è la prima immagine della faccia nascosta della Luna raccolta da una sonda sovietica. Erano i primi anni dopo il lancio dello Sputnik e l'Unione Sovietica, con la sua capacità di grande trasporto con i razzi che aveva a disposizione, riusciva a mandare sonde molto pesanti, tra cui anche questa che per la prima volta raccolse appunto l'immagine che l'uomo non aveva mai visto della faccia nascosta. Sapete che è una faccia molto più complicata di quella che vediamo con consuetudine, è tappezzata da circa 30.000 crateri di diametro abbastanza rilevante, e questa immagine, che certamente non dice molto, ma è molto significativa perché appunto è la faccia nascosta che l'uomo non aveva mai visto. Adesso passiamo al paese che appunto ha mosso questa operazione della colonia lunare lanciata dal presidente Bush. Qualche mese fa la Cina ha fatto notizia perché ha spedito intorno alla Luna una sonda che si chiama Chang'e 1. L'ha chiamata così perché Chang'e è un nome mitico in Cina e ricorda una dea, la dea della Luna, che è volata lassù. È una storia così molto amorosa, molto bella, che è diventata appunto molto popolare anche in Cina, perché tanto da dedicare ad essa una festa nazionale in autunno. E il nome Chang'e in Cina è molto, molto noto. Se voi andate nei mercatini di Pechino potete comprare le statuine di questa dea. E questa è l'immagine che rappresenta la fuga sulla Luna di Chang'e. Questa invece è un'immagine allegorica che fa vedere la sonda e la dea che viaggia nella dimensione spaziale. Questa è la sonda che i cinesi hanno spedito lassù. Il suo lancio dallo spazio porto. E queste sono altre immagini circolate in questi mesi che dicono appunto del soggetto estremamente popolare.